Quando sei stanco? Quando hai bevuto? Quando hai assunto droghe? Quando stai spingendo l'acceleratore? Quando non hai il controllo della situazione? Fermati un attimo. E pensa. 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 Pensa a tuo figlio. Pensa agli amici. Pensa alla tua ragazza. Pensa ai nemici. Pensa alla tua famiglia. Pensa a tuo padre. Pensa a tua moglie. Pensa a tua madre. Pensa a tuo marito. Pensa alla bellezza del mondo. Fermati un attimo. Ama la vita. Ama la vita. Ama la vita. E riempila di colore. Al via lunedì 12 dicembre la seconda edizione di Natale a scuola, l'appuntamento annuale dedicato alla comunità scolastica Unita per la Pace, organizzata dal Circolo Didattico Giovanni Falcone. L'evento è patrocinato dal Comune di Conversano, assessorato alla cultura. Il cortile dello storico edificio scolastico di Conversano anche quest'anno è stato il luogo in cui si è svolta l'inaugurazione dell'evento. Genitori degli alunni e docenti, questa prima giornata sono stati determinanti per la riuscita della manifestazione. Infatti, nonostante il tempo minaccioso, hanno allestito in perfetto ordine con tempistica di esperti il mercatino e le postazioni in cui preparare e offrire alla comunità tutta anche prodotti enogastronomici d'eccellenza. Quest'anno, ha fatto notare il dirigente professor Gerardo Magro, da noi intervistato, abbiamo deciso di indirizzare i proventi delle donazioni derivanti dalla vendita dei prodotti esposti nei mercatini alle popolazioni terremotate, quindi un ulteriore atto di solidarietà in un momento di grande difficoltà per i nostri concittadini colpiti dal terremoto. Presenti all'inaugurazione il sindaco della città, avvocato Giuseppe Lovascio, e il suo vice, avvocato Carlo Gungolo. L'appuntamento con la festa di Natale continua fino al 22 dicembre con altre manifestazioni organizzate in collaborazione con Caritas Diocesana, Cattedrale di Conversano e associazioni del territorio. Per l'occasione i bambini hanno ricevuto con grande gioia e curiosità, specie più piccini, la visita di Babbo Natale, accompagnato dalla banda. Siamo in compagnia del dirigente del primo circolo Giovanni Falcone, quindi quest'anno la seconda edizione di Natale a scuola, la comunità scolastica Unita per la Pace, dal 12 al 22 dicembre, quindi scuole aperte, sagre, mercatini e quant'altro, quindi li raccontiamo questi eventi? Sì, è la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo avviato questo progetto che ha avuto un notevole successo e quindi il desiderio di volerlo riproporre. E si chiama Natale a scuola proprio perché è una settimana, quest'anno anche qualche giorno in più, dedicato a tutte le manifestazioni natalizie, a partire da quella di oggi, che è l'inaugurazione di Natale a scuola, con la sagra che in questa scuola veniva realizzata da più di 15 anni, cui si è aggiunto dall'anno scorso il mercatino di Natale. Quindi un grande evento in cui possono partecipare tutti i genitori, i docenti, tutta la comunità scolastica, ma che ormai è diventato anche un appuntamento cittadino. E quello che vorrei sottolineare in tutte le altre attività anche che ci saranno nei giorni successivi è la grande partecipazione nella progettazione, organizzazione, realizzazione da parte di tutta la comunità scolastica e in particolare dei genitori e degli alunni che hanno realizzato tutti i prodotti che saranno messi così in vendita e serviranno poi per devolvere per la sagra in beneficenza ad una scuola terremotata con cui abbiamo stabilito un gemellaggio e il mercatino invece per la creazione della grande biblioteca del Circolo Falcone. Grazie tante. Grazie a voi. Sindaco, Natale a scuola, seconda edizione, mercatini e quant'altro, perché comunque stasera qui ci sono anche degustazioni d'eccellenza, quindi raccontiamola questa serata scolastica. La raccontiamo con la musica della nostra banda. Devo dire che è una bellissima iniziativa perché coinvolge genitori, coinvolge i bambini ovviamente, li coinvolge creando, no, facendo gruppo, vivendo fuori dagli orari scolastici l'atmosfera natalizia, e questi mercatini, questa attività, questo spirito di iniziativa,
la valorizzazione del presepe, vedo, hanno lavorato molto sul presepe, hanno fatto laboratori sul presepe i bambini, è una cosa molto interessante che fa onore alla scuola e sicuramente crea quel clima che è adeguato a questo periodo, quindi mi piace l'idea e sono qui per festeggiare insieme a loro. È un bel inizio di questi festeggiamenti, speriamo davvero che sia un bel Natale per tutti, soprattutto ecco, che ci sia il giusto spirito proprio adeguato, cioè quello anche di solidarietà, di vicinanza a chi ha bisogno, di vicinanza a chi non sta bene. Ecco, speriamo che il Natale sia interpretato nel modo giusto da tutti e che funzioni in questo modo, che poi queste luci in qualche modo danno quella voglia di vivere un po' a tutti. Grazie Sindaco. Grazie. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.